Eccoci, ben ritornati cari telespettatori, siamo in diretta quindi come sempre potete intervenire, potete fare le vostre domande, le vostre osservazioni. Ospite quest'oggi abbiamo il piacere di avere Eugenio Benetazzo, economista, grazie di essere qui con noi, con cui disquisiremo, faremo delle osservazioni su ma dove stiamo andando a parare, questo è un po' il titolo, parare tra virgolette, cioè è una situazione che non si capisce, le cittadini non riescono veramente a raccapezzarsi, non sanno eh, dove orientare il proprio voto, se questo poi... Lo ritengono importante o meno, perché sappiamo che molti di voi reputano non sia utile andare a votare, non capiscono anche l'andamento dello spread perché è così altalenante. È vero che Berlusconi lo condiziona così tanto a questo potere straordinario sull'economia internazionale oppure no? Insomma, ci sono tante domande che molti di voi giustamente si pongono e poi ci girano per affrontarle insieme ai nostri ospiti. E ne abbiamo un esperto al riguardo, giovane ma molto molto esperto, vero benetazzo. Grazie, mi fa piacere di ritornare qui da voi. Allora, vediamo subito affrontare la prima questione che è stata purtroppo è saltata onore delle cronache e ha sbilanciato anche un po' gli orientamenti politici, ovviamente, dei cittadini. La questione Monte dei paschi di Siena. Come possiamo un po' inquadrarla, quel che sta succedendo? Poi adesso sembra che, sia stato, che ci sia coinvolto anche lo IOR, eh, perché dei conti erano tra, stati aperti dallo IOR per far transitare del denaro, insomma, non è cosa di poco conto quel che sta venendo fuori? La vicenda Monte dei Paschi fa emergere due, subito due considerazioni anche abbastanza significative: la prima a sfondo politico, sul piano sul piano della vigilanza e dei controlli non c'era niente di nuovo cioè era un, eh, un caso di mala gestione bancaria eh, che si conosceva ancora 12, più di 12 mesi fa anche a fronte di attività ispettiva che aveva svolto l'attività di vigilanza e controllo italiano, quello che è abbastanza discutibile è il fatto che improvvisamente esplode sul piano mediatico proprio, proprio. fatalità due o tre settimane prima della della tornata elettorale, questo forse si può anche immaginare eh, con quale finalità quella di indebolire una parte che, politica che ha direttamente o indirettamente eh, un coinvolgimento in quello che è accaduto. Eh, ricordiamo che sul piano, eh, sul piano istituzionale dobbiamo cominciare a fare una serie eh, dobbiamo iniziare a individuare una serie di colpe oggettive che sono soprattutto legate al, istituzionalmente alle autorità italiane. Cioè non è possibile che Banca d'Italia e Consob adesso arrivino a esternazioni del tipo, ma noi lo sappiamo, abbiamo effettuato attività ispettiva nel momento opportuno, abbiamo indicato al Consiglio di Amministrazione agli organi preposti all'interno che si occupano del controllo contabile una serie di eh, eh, fenomeni che eri, eh, sul piano contabile eh, con eh, ovvia ripercussione sul patrimonio della banca che ritenevamo di dubbia eh, fa, eh, fattezza senza andare a individuare, sanzionare e soprattutto controllare con un grado di approfondimento maggiore, quindi c'è un'ingerenza indiretta che possiamo eh, in, in, individuare nelle autorità di controllo. Quindi il prossimo governo che ci dovrà essere deve assolutamente istituire, non una commissione parlamentare come si sente spesso dire per attuare un'attività di indagine, perché le commissioni parlamentari tendono ad insabbiare a seconda di chi deve essere colpito, ma un una commissione esterna alle assemblee parlamentari che vada finalmente a colpire, penalizzare, sanzionare pesantemente. Si parla per quanto riguarda il, questa grande banca storica ormai di un Ipotesi di cosiddetta nazionalizzazione, sì. eh, anche se il termine nazionalizzazione forse è un po' improprio, nel senso che lo Stato diventerà il primo azionista, sarà una banca che manterrà la sua eh, vocazione di eh, società per azioni eh, presente sul quotato sul mercato italiano, ma lo Stato diventerà. Con una conversione del debito in az... forzosa in azioni ordinarie, il primo azionista di maggioranza assoluta di riferimento tra l'80 e l'82% di quota, quindi sarà una banca eh, che demanderà a, a un Poi. controllo pubblico. Cosa potrebbe cambiare a questo punto per la situazione degli investimenti per... in generale? Ci potrebbe essere qualche ripercussione? Qualche... In Europa. Esistono due correnti di pensiero da questo punto di vista. La prima, che riprende quello che è accaduto nel 2008 con il crash della Lehman, in cui ci si è resi mm. conto che è stato un grandissimo errore lasciare volontariamente fallire la banca perché poi ha creato un effetto domino. Esatto, questo è stato Quindi un molti considerano che non si può continuare a creare espedienti tali da scaricare errate politiche di gestione del credito o di management di un istituto di credito sempre sui contribuenti, preservando i depositanti, la devono pagare azionisti ed obbligazionisti. Infatti, oggi, quando un soggetto privato, quindi anche voi che siete a casa, piccoli investitori, che investite in azioni di un istituto, Bancario o in obbligazioni bancarie dello stesso, sappiate che siete esposti a due tipologie di rischio diverse. Non significa, per quello che sta accadendo oggi, che dobbiamo salvarli tutti inesorabilmente. A mio modo di vedere, si deve creare. Un effetto. Per non le, creare un effetto distorsivo a un certo momento qualcuno deve pagare, perché è solamente così che si impara la lezione. Non è possibile che grandi gestori di patrimoni, grandi istituti di credito vengano continuamente preservati, salvati, okay. e non mettendo mai nel banco dei imputati chi ha commesso gravi errori di management. Attenzione, questo non significa penalizzare i depositanti. Esatto, cioè i depositanti devono essere garantiti Perché viene detto sempre questo. Cioè Cerchiamo di salvare, altrimenti vengono i no, poveri no, no. risparmiatori, I, verrebbero il coinvolti. Il risparmio in... sotto forma di depositi e giacenze in conto correnti, questo deve essere garantito anche, ce lo dice la stessa Costituzione. Chi ah, può eh. uh, subire delle perdite patrimoniali rilevanti sono in prima battuta gli azionisti e in seconda battuta poi gli obbligazionisti, a seconda della tipologia di tagli obbligazionari che hanno sottoscritto. Eh, non, non si può no, continuare a pensare che nessuno arriva mai a pagare per errori plateali direi anche eh, che si sono verificati in passato e a questo dobbiamo abituarci perché oggi c'è MPS, più avanti ci saranno altri episodi e se torniamo indietro negli ultimi 4 anni ci sono stati eh, in Europa banche che sono, hanno subito interventi eh, di, di supporto e di ausilio eh, che andiamo, partendo dall'Inghilterra passando alla Germania, all'Olanda, la Spagna, non ne parliamo. E recentemente abbiamo eh, recentemente proprio questa mattina abbiamo eh, l'UBS eh, che Menziona come per il 2012 chiude con 2,5 miliardi di perdite, quindi necessità di ritornare sul mercato. Altro effetto, altro aumento di capitale per eh, Ecco, anni addietro, per fare un salto, questa situazione di grande instabilità che poi ha portato l'Europa in un disastro, lei in qualche modo la intravedeva? In modo, era definito un catastrofista, un po' eh, dal punto di vista economico, e guardato un po'. Così con, con paura per quel che affermava, però purtroppo eh, si è realizzato ineluttabilmente. Passo dopo passo siamo arrivati a quella che era una catastrofe preannunciata. È veramente prevedibile, sono veramente prevedibili questi andamenti altalenanti e eh, dal suo angolo prospettico, che poi lei ha studiato, ha scritto anche dei, dei libri di studio su questi eh, mutamenti economici, era vedibile un miglioramento nel breve e lungo periodo oppure resteremo a lungo incancreniti in questo sistema della vecchia Europa, che poi anche vecchi Stati Uniti sotto il profilo economico ed emergeranno nuove realtà? Questo è uno straordinario quesito eh, che fa proprio comprendere la tematica principe eh, che devono in questo momento qua chi si ascolta eh, farsi e, e, e tentare di ottenere, non dico delle risposte, ma almeno eh, una, una direttiva di pensiero che, consen che consenta a loro anche di pianificare la propria vita, soprattutto se hanno eh, figli o hanno aziende da gestire. La, continuano a dirci la crisi finisce secondo semestre del 2013, primo, no, del dire, mesi in mesi primo non è una crisi, eh, prima vi abituate a questo meglio vivrete, secondo è una epocale trasformazione di tutta l'economia occidentale eh, che subisce eh, l'impatto eh, dell'emersione, dell e forza e prepotenza dell'economia orientale considerandola sul piano macroeconomico eh, riferita a più aree quindi non solo Cina ma India, eh, Indonesia e paesi eh, fra di loro satelliti terzo non se ne uscirà prima di dieci anni ma dieci anni significa che non è che torniamo ai allora, fasti sì. degli anni '90, e qui in Italia, no? Tra dieci anni si arriverà ad una fase di stabilizzazione, cioè di nuovo equilibrio geoeconomico con ovvie ripercussioni per tutti. I paesi che eh, perderanno eh, maggiormente saranno appunto le, le economie occidentali classiche. Considerate che eh, a inizio anni '90 il G7. Pesava, nel G7 i paesi occidentali pesavano per il 75-80% come potenziale economico. Nel 2020 noi ci, stiamo, eh, ci siamo proiettati, quindi tra 7 anni, il allora G7 oggi G8 i paesi dell'area asiatica peseranno per il 60%. Quindi questo fa capire come, classe, si come si sposteranno non solo uh, pesi strategici, ma soprattutto influenza che avranno altri... Ecco, vediamo poi di approfondire anche questo tema. Un attimo solo che dovrei avere una telefonata in linea. Pronto? Sì, gentile signora Cognito, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno, sono da dove chiama? Sì, si chiamano da Battaglia Terme. Prego, prego. Ditele. Eh, io volevo chiedere al suo ospite: eh, eh, fare una domanda, porre una domanda al suo ospite: eh, che problemi ci sono reali, eh, concreti e eh, giuridici a uscire dall'euro? la prima domanda. Che possibilità abbiamo noi come italiani di uscire dall'euro, visto che ci sono dei movimenti politici che parlano di uscire dall'euro? La seconda cosa è questo: io non vedo più in giro. Eh, moneta bancaria circolante da 500 e da 200 euro. Io presuppongo che gli italiani che avessero delle disponibilità o questi soldi li hanno trasferiti all'estero oppure li tengono chiusi nelle cassette di sicurezza. Per me, per reintrodurre capitale contante e liquidità in Italia, è assolutamente necessario depenalizzare eh, la reintroduzione di questi soldi. Cioè chi ha soldi li deve tenere fuori, non devono pagare tasse, non ci devono mai essere orpelli, devono rientrare nel mercato italiano perché si muovi l'economia. Cosa pensa lui? Grazie. Grazie a lei. Grazie. Prego. Ottima domanda, complimenti. La prima è l'euro. Effettivamente, l'Italia adesso è sotto osservazione perché mh, conosciamo che nel panorama politico italiano esistono forze che sono definite cosiddette anti-europeiste, cioè che possono, con il loro intervento, qualora eh, riescano ad avere un numero rilevante di rappresentanti all'interno delle assemblee parlamentari, essere in grado di destabilizzare l'equilibrio eh, geopolitico eh, in Europa proponendo ad esempio o referendum o istanze di eh, uscita dall'Unione Europea. Recentemente abbiamo avuto anche Cameron con l'Inghilterra che ha detto signori eh, entro tre anni io durante il mio mandato proporrò agli inglesi un referendum per decidere se stare o uscire dall'Unione Europea. Vediamola sul piano giuridico questa domanda. Ovvero, qualsiasi forza politica che ci sarà fra un mese propone agli italiani un quesito referendario. Volete voi continuare a stare all'interno all dell'Unione Europea o, più semplicemente, volete abbandonare l'euro e ripristinare il vecchio conio nazionale? Supponiamo che la popolazione italiana per... Uh, la gravosità del vivere quotidiano spinta dall'emotività dica ma sì basta al diavolo l'euro ritorniamo alla vecchia lira con tutte le ipotetiche conseguenze che questo può produrre sul piano giuridico tecnicamente non si può fare cosa significa sul piano giuridico che mh, allora a Maastricht quando decisero di convergere per arrivare ad avere una moneta unica condivisa tra più paesi non venne prevista la cosiddetta exit strategy cioè l'euro è di fatto un contratto che vincola tutti i soggetti che l'hanno accettato e questo contratto non prevede una clausola di recesso quindi cioè, è un contratto vincolante esatto se è un po' l'ho detto anche in un'altra occasione è un po' come sposarsi e sapere che non c'è il divorzio, sei obbligato a stare dentro a tempo indeterminato, perché tutti quanti allora fecero una previsione sovrastimando i benefici dell'euro e confidando che nessuno nel tempo avesse, avesse voluto uh, tornare indietro. Purtroppo adesso cominciano ad esserci paesi, dalla Grecia al Portogallo, anche un po' l'Italia, che spingono per proporre alla propria popolazione: facciamo un passo indietro e torniamocene a negoziare. Ci vorremmo un nuovo fuori. contratto che l'Europa che no, forte eh, non ha voglia di fare le, a questo punto. Supponiamo, queste sono ipotesi, perché purtroppo istituzionalmente non c'è nessuno che può dare eh, un parere vincolante da questo punto di vista, ma. Von Rampui, Presidente del Consiglio Europeo, l'ha detto a maggio dello scorso anno, prima che ci fossero le, elezioni, le famose elezioni greche, sostenendo che, attenzione, perché sapevano mm -hmm. che ci poteva essere il rischio che con un nuovo governo in Grecia venisse formulato un quesito referendario e la Grecia a quel punto se ne andava. Se la Grecia se ne fosse andata... Creava un precedente a cui poi sarebbero ne sarebbero accaduti degli altri, e quindi questo avrebbe destabilizzato tutta l'Unione Europea e soprattutto l'euro. E Rampui disse: Attenzione: è assolutamente legittimo che una popolazione, una nazione, attraverso una propria espressione certo. popolare, decida di abbandonare. Però si deve anche essere responsabili nelle conseguenze di, questa, di una decisione di questa portata. Perché primo. Scordatevi poi di rientrare in Europa, nel senso che noi italiani siamo sempre stati abituati che, durante gli anni 90, quando c'erano i periodi di difficoltà ciclica dell'economia, che cosa facevamo? Il classico: no? si svalutava il rapporto l'Ira con le principali divise, marco e stati, eh, dollaro statunitense, sterlina e Giappone. E questo. Spingeva le esportazioni italiane, rendeva più appetibili eh, quelle nostre, quindi creava un volano cosiddetto salutare, per cui si esportava di più e si consumava più merce. Made in Italy, ecco. Questo tipo di conseguenza oggi ce la possiamo, soluzione ce la possiamo dimenticare perché se l'Italia esce dall'euro al pari di altri paesi uscire e, e accetta di ripristinare una nuova lira italiana. per esportare in Unione Europea dovrà pagare i dazi perché tutti i paesi che manterranno l'euro si vorranno preservare e tutelare da chi eh, sceglie di uscire per diventare più competitivo, primo. Certo. Secondo, poi ci sono anche degli aspetti di natura economica abbastanza rilevanti, cioè i danni. I danni che potrebbe chiedere un paese, un paese come la Germania o la Francia ad un terzo che rompe il contratto sul piano giuridico e dice guarda tu hai voluto rescindere un contratto senza che ne avevi la possibilità adesso mi paghi i danni e i danni potrebbero essere eh, rilevanti sul piano appunto economica. della quantificazione economica però queste Quindi. sono ipotesi perché non c'è niente di certo l'unica certezza è Varampui che ha detto volete uscirvene, uscitene pure ma non si rientra come prima eh. e infatti la Grecia da questo punto di vista, pur considerando quello che sta accadendo, si è ben guardata da una plateale manifestazione popolare che volesse abbandonare l'Unione Europea. Assolutamente. Per quanto riguarda la moneta corrente ne parliamo subito dopo la pubblicità, quindi seguiteci. Eugenio Benetazzo, stiamo parlando di economia e rispondiamo ancora alla domanda del telespettatore perché poi aveva detto e questi 500 bigliettoni da 500 euro, 200 euro che improvvisamente si sono dileguati o magari chi ne ha ancora sono quelli che uno si è messo <ride> dentro sotto il tappeto non so dove se li ha messi se ce li ha eh, però sono spariti dalla circolazione eh, come mai? Questa... sono andati giustamente come lo menzionava supponeva... sono andati oltre confine sotto forma di deposito eh, sia all'interno di cassette di sicurezza o presso banche, quindi si, è, si sono ricreate le condizioni. Per eh, forme di delocalizzazione finanziaria, nella maggior parte dei casi illecita, eh, nel senso che si è. Non dichiarato come esatto. famosi risparmi in Svizzera. Esatto, nelle Le mi migrazioni che ci sono state un, due anni fa, credo. Ma le nel, persone questo l'hanno fatto non tanto per evadere eh, dall'imposizione fiscale, ma più eh, per creare un polmone finanziario da cui attingere qualora. E qui in Italia eh, si comincerà a percepire e respirare un clima di natura socio-economica particolarmente pesante, quindi una sorta di garanzia, un po' uno scudo, sapendo che il clima bancario, eh, l'inasprimento della pressione fiscale, eh, drenaggio eh, ovunque per tutti, eh, chi ha un minimo di cognizione di quello che accade attorno a lui pensa propositivamente e dice no, vabbè, se andrà se ritornerà tutto, eh, se verranno ripristinato il clima di serenità finanziaria non mi succede niente. Ma se anche noi siamo diretti verso la Grecia ed è molto probabile che finiremo lì tra due anni almeno voglio trovarmi ad avere un cassetto che lo apro e, e, tiro fuori e posso cosa. continuare a sopravvivere comunque arrivano tanti messaggi dai nostri telespettatori che tutti sostengono che comunque la, pol la politica è stata il male le, del, del nostro paese i politici che comunque non, ha, non ci rimettono mai niente perché quello che si diceva la gomma sotto ce l'hanno sempre, la, 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 il cuscinetto morbido, non atterrano mai sul duro e questo è un altro problema enorme, perché Beh, governare senza rischiare è improprio. Col... Guardate, alla fine la politica italiana non è altro che eh, lo Quello specchio che della, popolazione, della popolazione. Sì, non è un, un, e, e ci troviamo in, questa, eh, in questo scenario. Proprio perché in Italia il giovane, preso nella sua generalità con competenze, con capacità, anziché essere percepito come una risorsa, è visto come una minaccia. E questo vale sia per la classe politica che per quella dirigente a tutti i livelli. E quindi che cosa accade? Chi ha delle opportunità, delle risorse, delle capacità prova. A insediarsi, a tentare di scalare eh, le montagne italiane, alla seconda occasione dice: Beh, se è così che devo essere presentato, devo avere la lettera di accompagnamento, devo avere qualcuno che firma per me. Sai cosa ti dico? Addio Italia prende e se ne va e va in paesi che conosciamo ormai eh, tutti quanti. Quindi l'Italia si trova a avere questa situazione abbastanza paradossale per cui esporta. Eccellenze accademiche, cioè le migliori menti italiane, vanno fuori o vengono letteralmente acquistate dagli altri Trelle. paesi perché tanto il costo. Di eh, preparazione di formazione di queste persone l'ha sostenuto l'Italia, cioè a paesi come l'Inghilterra, l'Australia, gli Stati Uniti. Gli va da lusso portarsele via perché il, il costo che ha sostenuto, eh, ad esempio, l'università italiana è stato eh, spalmato poi sui contribuenti italiani. Ah, sì, quindi Italia. loro è un po' come prendersi un calciatore Qualcuno già, già, formato, già formato, non dico a costo zero, ma Però... quindi. Chi rimane qua in Italia e si occupa poi di scalare e gestire il cursus normo all'interno della classe politica, eh, dei, eh, e, le, e le dirigenze che possono andare dagli enti locali fino ad esempio a istituti di credito come MPS, hanno tutti un riverbero di portata politica, cioè... La concezione meritocratica qui da non noi non esiste proprio per questo motivo perché creiamo delle barriere tali per cui il meglio non deve entrare, anzi deve stare fuori e andarsene via. Bravissimo. E ci troviamo quindi che dal ministero alla regione a qualsiasi visti. ente locale hai l'incompetente, il centrone o la rivista. E questa è la sintesi che fanno di noi fuori dai nostri confini. È per questo che io sono un fautore del commissariamento esterno del paese. Cioè l'Italia da sola non cambierà mai, perché ha delle forze di natura gerontocratica e conservatorista eh, stato... che, che vuole continuare a preservarsi, pretende di continuare, è un po' come un organismo che per ragioni sì. di vita dice no, devo fare tutto il possibile per continuare no, a stare ma il in poi, cioè, Adesso c'è un altro di prima che forse vuole completare l'intervento, ce l'abbiamo in linea. Eh, sì, pronto? Pronto? Ringrazio enormemente perché sto seguendo con molta attenzione quello che dice il dottor Benetazzo e le sue risposte sono sempre molto precise e illuminanti. Mi veniva da chiedere e da pensare ma allora perché i paesi della cosiddetta Europa debole Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, vogliamo aggiungere l'Islanda? Perché non si riuniscono politicamente e cercano di fare un accordo in funzione anti-euro per avere una forza? E perché poi, e se mai fosse possibile, se la Svizzera lo volesse, appoggiarsi a questa moneta? Un paese piccolissimo che ha un'autonomia indicibile e che mostra quanto anche un paese piccolo sopravvivere certo. benissimo ecco volevo se poteva darmi una risposta a, questa, a queste due ipotesi anche considerando il fatto che poi io gli avevo, lo avevo pregato di dirmi cosa pensava lui di non tassare assolutamente i capitali che rientrassero dall'Italia ma mi pare che mi abbia già certo. risposto con quello benissimo. che ha detto signora io la ringrazio veramente Niente. ma il, chiedo scusa anche ai telespettatori però siccome questo dibattito è estremamente interessante eh, la ringrazio no, no, per l'opportunità che mi ha offerto grazie a lei e poi c'era un altro un messaggio che dice... Che le chiedeva quanto conviene tenere i soldi in banca e quanto invece a questo punto uh, tenerseli certo. anche a, sotto, non so, il materasso, la cuccia del cane, diceva il telespettatore. <coughs> ottimo, ottimo intervento. Il piccolo risparmiatore, investitore o chi è a casa che è in, pre, in preoccupazione per quello che sta accadendo anche sul panorama bancario italiano, voglio fare una monito eh, relativamente alla Svizzera perché sì è vero che è ancora un paese con una propria indipendenza, autonomia finanziaria e monetaria ma sappiate <ride> che se all'Europa all e eh, all'Euro accade un evento nefasto nei prossimi semestri o anni i primi a pagarli sono proprio gli svizzeri, soprattutto la Banca Centrale Svizzera, il Franco Svizzero, che in questo momento qua ha qualcosa come 600 miliardi di euro dentro il proprio portafoglio. Cioè il bilancio della Banca Nazionale Svizzera è retto esclusivamente da questa esposizione abnorme nei confronti dell'euro che, ehm, ehm, che ha costruito in questi ultimi due anni. Per mantenere il cambio euro contro franco svizzero fermo a 1,20, cioè a settembre del 2010, la Banca Svizzera, Nazionale Svizzera, vedendo continuare ad apprezzarsi il franco svizzero nei confronti dell'euro, e, e questo chiaramente comprometteva tantissimo le esportazioni. In franchi svizzeri ha detto eh no, basta adesso, eh. adesso interveniamo noi e mettiamo un floor, cioè mettiamo un, un limite oltre il quale il cambio non può scendere a 1,20. E così è stato, ma per mantenere il cambio fermo a 1,20, quindi significa che il franco svizzero nei confronti dell'euro può solo continuare a indebolirsi in teoria. Secondo il loro intervento, devono continuamente acquistare euro okay. contro franchi per mantenere livellata e non è che possono andare avanti indefinitivamente. Definito, certo. Quindi la Svizzera è il primo paese che non si può permettere il fallimento dell'euro e mm -hmm. il che fallimento dell'euro comprometterebbe tutta la politica monetaria uh, della Svizzera e eh, indebolirebbe tantissimo eh, la stes lo stesso Franco. Il, uh, chi ha disponibilità, Disponere, risorse, cosa deve fare? Togliere dalla banca, lasciare la allora, banca bisogna Allora, bisogna dividere, chi ha tanto, un discorso, chi ha poco, gli conviene spenderseli. Sp <ride> no, ma lo dico, cioè, chi ha 10-20 mila ma cosa volete fare? Dove volete investirli? Investiteli per eh, ammodernare, migliorare il, eh, la vostra abitazione sul fronte eh, della... Um, risparmio energetico esatto, eh, riqualificate sul piano energetico la vostra abitazione oppure acquistate un'automobile che va a GPL o metano mh, per eh, disponibilità monetaria ridotta oppure investite sui vostri figli facendogli magari studiare mm. per uno o due anni certo, eh, su un paese come l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Perfetto. Ma 20 mila euro non è rilevante. Un attimo, solo abbiamo una telefonata e poi dobbiamo andare subito in pubblicità. Pronto? Sì, pronto. Sì, buongiorno, da dove chiama? Eh io chiamo dalla provincia di Verona, mi chiamo Rino. Dica io tutto, volevo interloquire con il signore che, che parla di, 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 di banche di questo. Dica, io dica. Le, voglio, le voglio dire una cosa, io sono un, semplice, sono un semplice contadino, ma le voglio un po' spiegare a questo signore che finché si fa il gioco delle banche, come credo che stia facendo, parla di finanza, di alta finanza, di alta occupazione. Ma mi non mi sembra giusto che se un primo ministro, un, un Premier, come abbiamo noi Premier, quel signor Monti che continua a gesticolare, che continua a fare, promette e vuole, vuole levare. Ma se la BCE fosse una banca, una banca doveva dare i soldi direttamente agli Stati? Perché, come può lei a dare l'1%? Parlami di spread, di, di, di differenza di prezzo tra uno e l'altro, mi sono spiegato di pagare il 6%. Allora vuol dire che noi abbiamo 2.000 miliardi di deficit, Ce ne abbiamo 120 all'anno. Dove dobbiamo arrivare, me lo dica? Dove, dove arriva la Grecia? Dove arriva la Spagna? Questo è tutto il discorso. Dopo quelli che vanno a lavorare all'estero. Qui c'è tanto lavoro, ma non si può, può creare i lavori su misura della gente perché uno prende una laurea, capito? Qui la vita bisogna lavorare, farci sulle le maniche, capito? Perché è lei sì. è lì, lei è lì, va bene, ma mi dice quelli che vanno fuori, ma sono tanti che entrano dentro. Io vedo in certi posti occupazioni ottime, va bene, ci sono gente che sono stranieri, mi scusi un attimo, ma cosa, cosa vogliamo fare noi? Vogliamo appaltare... Vogliamo faltare come faceva una volta la democrazia cristiana con pavese le esistono termiche per cercare di Non no, è, è stato chiarissimo. Le eh, vediamo di rispondere, guardi il tempo purtroppo vola. Siamo in pubblicità, dopo la pubblicità vediamo di dare anche una risposta. Tra poco. Allora, se non erro abbiamo un'altra telefonata in attesa, poi vediamo di rispondere ad entrambe. Pronto? 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 Sì, buongiorno, da dove chiama? Da Vicenza. Prego. Ecco, ehm, io volevo chiedere al signor Benettazzo una cosa. Il, il circolo, eh, probabilmente l'economia italiana è in uno stato di aprivio, cioè di forza di inerzia, però credo stia rallentando. E, vale a dire, è solo tramite la piccola e media impresa che, i contributi e le tasse dei dipendenti e che paga le proprie tasse sono quelli per i soldi che entrano nello Stato, mentre credo che per i dipendenti statali e tutte quelle cose là è lo Stato che paga le tasse a se stesso, sia contributi sia tasse. Se si penalizza la piccola e media impresa entrano sempre meno soldi, io cerco di parlare un po' con termini semplici, finché noi arriviamo se questi soldi diminuiscono nelle casse dello Stato, se, se questi introiti diminuiscono, perché la piccola e media impresa viene penalizzata e vengono penalizzati i consumi. Mm, certo. sono stato chiaro. Sì, 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 chiarissimo. Perfetto. Adesso vediamo di risponderle. Grazie. Allora yeah. rispondiamo entrambi i traspettori, grazie dell'intervento. L'analisi che avete appena fatto eh, riepiloga il male del Paese, ovvero una fase prima di deindustrializzazione che porta alla moria di piccole e medie imprese e la seconda eh, che, porta alla, che ci proietta ad una fase di lunga, chi parla di recessione, chi altri di eh, depressione, per cui a fronte della necessità da parte dello Stato sociale di intervenire attraverso ammortizzatori sociali per garantire decorosi livelli di vita e soprattutto la mitigare la conflittualità sociale e quindi necessità di attingere a nuove risorse aumentando la pressione fiscale. Nuovo drenaggio porta ad una moria consistente di piccole e medie imprese che o per abbandono o per delocalizzazione si spostano e quindi producono meno gettito. Questo è un ehm, fenomeno distorsivo, controproducente, che se non interrotto eh, porta a eh, un drastico impoverimento e depoveramento di ricchezza. Per interromperlo non basta un governo con un decreto legge, ci vogliono cinque 6-7 interventi di portata epocale che sconvolgono il paese. Io per trasmettere questo messaggio eh, faccio sempre questo esempio che è abbastanza, um, eh, eh, abbastanza forte e mo molto, um, molto visivo. Se qualcuno di voi ha visto in passato il film The Core, è un film di fantascienza di circa dieci anni fa, in cui facevano vedere come il centro della Terra si fermava, smetteva di girare su se stesso per, eh, e questo destabilizzava tutto il ehm, campo elettromagnetico producendo fenomeni di portata epocale. Il, per riattivare il nucleo della Terra, cioè per rimetterlo in moto, vi era la necessità di cinque esplosioni. Termonucleari scadenzate nel tempo una a distanza di 60 secondi dall'anno, sarebbe bastata una. In modo tale che amplificavano e rimettevano in moto. Ecco, l'Italia adesso ha bisogno dello stesso. Cioè non basta che arriva su chi qualsiasi forza politica che fa un decreto legge. No, ci vogliono cinque eh, fenomeni, pl ehm, soluzioni plateali, epocali che sconvolgono l'opinione pubblica. Io da questo punto di vista, qua, ad esempio, confidavo che due giorni fa Silvio Berlusconi parla parlasse di. Tassiamo la prostituzione e questo potrebbe generare 15-20 miliardi all'anno di gettito costante nel tempo. E invece abbiamo visto che cosa si è limitato. Uh, legate ad altri, che messe assieme producono un effetto invasivo impattante, però lo può fare solo uno Stato, cioè nessuna forza politica, nessun, eh, nessun sindacato, nessun grande contribuente è in grado di muovere improvvisamente l'economia con queste cinque esplosioni eh, che, di cui necessitiamo adesso. Eh, per rispondere al telespettatore di prima, che aveva un po' sostanzialmente puntato l'attenzione nel dire che il eh, lavoro ci sarebbe, però ovvero, certi lavori li fanno soltanto determinate persone, che cosa dice al sì, riguardo? Eh, è un intervento molto eh, su cui si può concordare eh, trasversalmente eh, su ogni parte, però l'intervento menzionava più l'aspetto qualitativo del lavoro che, esatto, quello, che quello quantitativo, infatti. è vero che ci sono un insieme di. Mansioni, compiti e eh, mestieri per i quali l'Italia chiede e demanda eh, posti di lavoro che non vengono eh, visti Ricoperti. propositivamente e quindi vengono invece eh, assorbiti, ad esempio, da flussi eh, di immigrazione. Però purtroppo in Italia in questo momento qua non è che tutti possono fare i coltivatori diretti proprio per ragioni di risorse limitate. Eh, io faccio spesso eh, questo tipo di monito soprattutto alle mamme, devono passare molta attenzione al percorso di studi che faranno fare i pro, ai loro figli nei prossimi cinque anni, cioè se li mandate a studiare ragioneria, eh, istituti tecnici per geometri o per perito industriale sappiate che state sfornando, preparando un futuro disoccupato perché sono mestieri che sono ormai obsoleti di cui non abbiamo più bisogno. Ce ne sono altri, e qui magari se avete piacere tornerò più avanti nel tempo, volentieri, a menzionarveli, volentieri. che ahimè non prepara e non forma né la scuola uh, superiore e né l'università. Si imparano, soprattutto legati al mondo del web 2.0, eh, eh, mettendoci il muso e imparando da soli, perché sono mestieri professionalmente professioni talmente nuove che non esistono neanche i libri per insegnarle o Ma parliamo del futuro dei giovani e di dove si stanno a parlare volentieri, in un altro appuntamento, questo assolutamente, noi siamo giunti al termine, solo una battuta, può lo spread essere condizionato in modo così? banale io dico da quel che può dire un candidato anziché non dirlo cioè mi sembra veramente un paradosso o una strumentalizzazione cioè, perché è troppo no no è possibile infatti lo spread oggi è diventato una di quelle leve su cui si può intervenire anni per anni fa far non, ci non ce ne interessava minimamente non ce ne interessava perché non eravamo nelle condizioni eh, di vivere con un pesante impatto le scelte che potevano fare determinate Investitori istituzionali, quindi grandi fondi pensioni. E adesso invece è così. Quindi eh, può... sì, sì. E sono pienamente eh, consapevole che l'Italia sarà commissariata esternamente nei prossimi 12 mesi proprio riprendendo un'escalation di tensione finanziaria che colperà lo spread. E a quel punto, con la paura, ci obbligheranno ad accettare qualcuno che viene da fuori, potrebbe essere. Il, meccanismo europeo, il Fondo Salvastati, il MES, oppure una coalizione di organismi sovranazionali come il Fondo Monetario e la BCE che diranno: va bene, adesso Italia. Hai provato a rivotare un nuovo governo, non ci sei riuscita, hai creato ulteriore turbolenza. Ti aiuto io. Però questa mi devi firmare questo disclosure: cioè accetti. E categoricamente e senza sindacare le riforme strutturali che ti impongo io da fuori perché tu da sola non sei in grado di cambiare da dentro. Perfetto, con questo noi ringraziamo naturalmente Eugenio Benetazzo, molto categorico e drastico nelle valutazioni, però giusto per adesso c'è ci ha intivato come si dice. e Allora la invitiamo nuovamente buon a venire da noi, beh intanto le auguriamo anche un buon lavoro, a voi naturalmente buon proseguimento, io vi aspetto questa sera alle 21 per la diretta serale, talk show di politica e attualità. Sì.